tutti e bentornati a Solo Chogokin and Zen! Eccoci all'ultimo episodio di questa Getter serie, Getter Robot 1, e non potevamo finire meglio di così con questo GX52 tratto da Shin Getter Robot, l'ultimo giorno del mondo, uno degli OAV, Original Anime Video, più belli della serie Getter Robot. Anche questo disponibile in Blu-ray, eccolo qua, bellissimo! Ma torniamo a questo bellissimo super incazzato Getter Robot del 2009. Sono passati 10 anni! Ma secondo me è ancora uno dei più bei Getter della serie SOC della Bandai. Ma partiamo con il filmato! Ma aspettiamo un attimo, facciamo per l'ultima volta. Hayato Musashi! Let's change Getter! Switch on! Vai col filmato! Partiamo come sempre dal box, bellissima immagine del robot di questo GX52 Getter 1, molto suggestiva, bellissima illuminazione. In alto abbiamo il logo della serie Shin Getter Robot The Last Day, di lato un'altra foto del robot pronto a sparare il Getter Beam. Visto da sopra abbiamo la foto del Getter 1 con i Tomahawk, visto da sotto una foto del Getter con le due Machine Guns. Giriamo la scatola e troviamo tutte queste pose che abbiamo appena visto con effetti aggiuntivi. C'è da dire che questa scatola è bellissima, ricca di immagini, di colore, ben fatta. Apriamo il box e ci troviamo il robot con il suo polistirolo di protezione, il display, due Tomahawk, il Getter Wing, 4 paia di mani intercambiabili con diverse pose, un Getter Beam e 2 Getter Machine Guns. Passiamo alle istruzioni che, come quasi tutti i vecchi modelli della serie Solo Chogokin, sono anche booklet. Tutto a colori, tante immagini prese dall'OAV, abbiamo immagini della trasformazione e degli altri due Getter, anche se non sono presenti i robot. Abbiamo, come dicevamo, anche le istruzioni a colori, cosa ben rara nei nuovi Dynamic Classic. Passiamo al display del GX52. Come vediamo è del vecchio tipo, non è uno della serie Dynamic Classic, è del 2009. Qui vediamo la scritta Getter 1 pre-applicata in argento. Qui abbiamo lo spazio per i fucili e le varie mani. Davanti possiamo mettere l'accessorio per il Getter Beam. Come dicevo, è molto semplice, non sofisticato come i nuovi DC. Eccoci, passiamo al robot. Non ci sono Getter Machine dentro al box, peccato, ma passiamo al robot. Mettiamo a confronto il GX52 con il GX06. L'altra settimana abbiamo visto che il GX74 era più alto del GX06. Questa settimana abbiamo l'opposto, il GX52 è più piccolo del GX06. È vero che è lo stesso robot, ma è completamente rielaborato. Il design è molto più aggressivo, è più basso, più tozzo e con un'espressione più incazzata. Ovviamente tratto da Shin Getter OAV, che è molto più violenta della serie del 74. Abbiamo visto come il Getter Beam funziona nel GX06 e nel GX74. Qui nel GX52 abbiamo una modalità ancora diversa per usare il Getter Beam. Bisogna applicare una parte extra, ecco qua, Getter Beam! Tra tutte queste varianti per il Getter Beam, il GX06 per me è la modalità che funziona meglio. Mettiamoli di lato giusto per vederli a confronto. Giriamo posteriormente. Una cosa che mi piace molto dei nuovi DC robot è il non vedere le viti che tengono insieme le parti di metallo.
Infatti, in questi due robot sono modelli di concezione più vecchi. Il GX52 ha 10 anni e il GX06 ne ha 18. Può guidare la macchina. Infatti, possiamo vedere ancora le viti che tengono assieme le parti metalliche. Mettiamo le ali al GX52, basta inserirle così. Le ali sono molto belle, non sono rigide come quelle del GX06. Rispecchiano molto bene il mantello degli UAV, un mantello quasi organico. In genere il GX52 è un bellissimo robot. Ovviamente non è trasformabile o pseudo trasformabile o componibile. È molto bello e molto più pesante dello 06. Guardiamo il GX52 un po' più da vicino. Mettiamo un Tomahawk. Vediamo quanto è posabile. Questo robot ha la stessa struttura del Mazinga Z GX45 serie, cioè possiamo allungare le gambe e i piedi per metterlo meglio in pose dinamiche. Il robot è molto bello, come ho già ripetuto tante volte, solido e stabile. Ovviamente abbiamo anche i mitragliatori tratti della serie Shin Getter Robot The Last Day. Molto belli, ne abbiamo due. Eccoci alla parte finale dell'episodio, siamo giunti ai prezzi di questo GX52 Getter Robot One. Si può trovare di seconda mano, perché è uscito nel 2009, abbastanza facilmente, ad un prezzo ragionevolmente non troppo caro. Si può trovare per 14.000 yen, che sono circa 180 dollari neozelandesi, circa 120 euro. Devo dire che questo robot è uno dei miei getter favoriti. La confezione è bellissima, il robot è spettacolare, molto posabile, tanti accessori, libretto a colori, brava Bandai! Peccato che questo era 10 anni fa e adesso le cose sono cambiate, un po' tutti vanno a risparmio. Comunque, puntata corta, manteniamola così. Prenderò un po' di pausa per questioni matrimoniali, ma inizierò una nuova serie il prima possibile. Sarà una sorpresa, ci vediamo sempre qui a Solo Chogokin NZ.